Per preparare una golosa torta natalizia al cioccolato, inizia imburrando e rivestendo con carta da forno il fondo di uno stampo per torte da 24 cm di diametro. Quindi versa in una ciotola capiente 350 ml di latte fresco, 200 g di zucchero semolato e un quarto di cucchiaino di sale. Mescola brevemente e aggiungi 100 g di marmellata ...20 g di cannella ...3 g di zenzero ...3 g di pepe di Giamaica ...5 g di noce moscata e 3 g di chiodi di garofano. Mescola nuovamente e quindi setaccia 20 g di cacao amaro, 5 g di lievito per dolci, 15 g di bicarbonato di sodio e 350 g di farina 00. Mescola con la frusta a mano e quando l'impasto sarà omogeneo, aggiungi un uovo medio, e 85 g di burro fuso intiepidito. Mescola nuovamente e quindi versa l'impasto nello stampo. Lascia riposare per 5 minuti e quindi inforna in forno statico preriscaldato a 175 gradi centigradi per 55 minuti. Mentre la torta si raffredda, setaccia in un pentolino 25 g di cacao amaro. Quindi aggiungi 150 g di zucchero semolato e 90 ml di latte fresco e mescola per bene. A questo punto accendi il fuoco. E aggiungi 40 g di burro, lascialo sciogliere e mescolando senza sosta porta a ebollizione per circa un minuto. Quindi spegni la fiamma e aggiungi 50 g di cioccolato fondente, mescolando fino a quando il cioccolato si sarà sciolto completamente. Mentre la glassa si raffredda, taglia a metà la torta. E farciscila con 300 g di marmellata.
spalma la glassa al cioccolato sulla torta. E termina guarnendo con monpariglia o altre decorazioni natalizie. Guarda il prossimo video e iscriviti al canale.